Nuovo spazio all'aperto in Valletta Paiolo, in via Galileo Galilei, il comune ha rimesso a nuovo il parco già esistente, immerso nel verde che sarà accessibile sia ai cittadini, in particolare ai bambini, ma anche agli ospiti delle RSA Isabella d'Este e Luigi Bianchi. I nostri ospiti possono godere, lo già facevano nella terrazza piantumata che noi abbiamo, ma adesso all'aperto, liberamente, in mezzo agli alberi, insieme alle persone del quartiere e anche insieme ai bambini che a fianco degli anziani possono giocare, possono beneficiare e godere di uno spazio verde, di un percorso, di panchine nelle quali stare con i loro parenti, nei quali stare con altri ospiti, i loro amici, sempre accompagnati, mai da soli. Ed era una richiesta questa e un'idea che veniva dalla dottoressa Scari, direttore generale non mai dimenticato, che è stata accolta e ascoltata dal comune, che ha realizzato qualche cosa di meraviglioso e che speriamo possa davvero ampliare ulteriormente il percorso, perché sarebbe importante, essendo circa 200 gli ospiti che Aspef attualmente accoglie. Un accesso diretto consentirà il passaggio delle carrozzine e i parenti nelle belle giornate di sole potranno passare un po' di tempo con i propri cari all'aria aperta. Una soluzione questa che può portare sicuramente dei benefici agli anziani presenti nella struttura. I benefici sono ovviamente enormi, basta guardarsi intorno e vedere l'aria, la temperatura, la natura che c'è. Gli anziani hanno bisogno di questo per la loro vita, perché di solito la loro vita purtroppo è abbastanza ristretta. Qui fuori possono prendere contatto con l'ambiente, possono ritrovare umore, serenità, sonno, vita all'aria aperta, per cui è una cosa bellissima e che ci riporta alla condizione della vita naturale che abbiamo tutti i giorni e che loro un po' hanno perso in questo periodo. Possono camminare in sicurezza, ci sono dei percorsi abbastanza tranquilli, protetti e in mezzo ai fiori, alla natura, per cui è anche dal punto di vista respiratorio, cardiaco e motorio un'ottima cosa per tutti loro, insomma. Il comune con questo intervento ha messo a nuovo una zona verde nel mezzo di uno dei quartieri più importanti della città. Non ha bisogno, ed è quello che stiamo facendo in questi anni in ogni area verde della nostra città. La stiamo attrezzando con giochi nuovi, la stiamo mettendo più in sicurezza, con più luce. E qui abbiamo creato anche un percorso, un lavoro che ha fatto l'assessore Sortino insieme a Sole Martinelli, all'Aspef. Un percorso bello perché l'abbiamo collegato alla RSA, gestite dall'Aspef, e direttamente i pazienti, gli ospiti possono dalla RSA con un percorso protetto arrivare nel giardino, trovare le panchine, fermarsi e condividere uno spazio completamente rinnovato insieme a tutti. Credo sia molto bello anche questo, perché dà l'idea di come noi intendiamo anche le RSA nostre, comunali, spazi nei quali la socialità non deve mai venire meno e le persone non si devono sentire sole. Abbiamo investito 85.000 euro per questo intervento e sono soldi ben spesi e sono sicuro che sarà molto apprezzato da tutti i residenti, che lo chiedevano da molto tempo. E si va avanti, perché tutti i quartieri, in tutte le zone del centro, dobbiamo sistemarle tutte. L'altra cosa che succederà, oggi inauguriamo, ma nel giro di 3-4 settimane qua installiamo anche le altalene. Come sapete, dopo la famosa ordinanza che ho tolto, adesso le altalene le stiamo programmando, le metteremo nel parchetto di Via di Vittorio che stiamo sistemando e verranno messe anche qui, oltre che nel nuovo Parco del Tè che a settembre inaugureremo. Quindi insomma si va avanti. La botte rimane, l'assessore Sortino con gli scout della GESCI ha condiviso un percorso, un progetto, a loro spese la recupereranno. Io sono anche molto contento di questo, anche perché io ho fatto gli scout qui nel Mantova 5, la botte per me era un simbolo molto bello dove venire, e quindi sono contento che sia riusciti a condividere anche un progetto per mantenerla, recuperarla, perché oggi non è in sicurezza, e offrirà attività, servizi ricreativi, socioeducativi e cura della GESCI e Scout.